Oh, buongiorno a tutti, ma quante tensioni! Ragazzi, Milan e Inter si giocano la Supercoppa italiana, non si giocano la seconda stella. Ciascuna delle due tifoserie, io almeno la penso così, io che patisco molto la rivalità, ciascuna delle due tifoserie accuserebbe fortemente il colpo se una delle due, o Milan o l'Inter, vincesse la seconda stella questa stagione, cosa che ad oggi non mi sembra molto probabile, ma hai visto mai. E quindi, insomma, la seconda stella, prima uno, poi l'altro, prima gli uni o poi gli altri, fa sangue. La Supercoppa, onestamente, per carità, trofeo importante, non faccio come la Volpe e l'Uva, se dovessimo perderlo, grande delusione, se dovessimo vincerlo, grande gioia. Però, nulla di epocale. Quindi calma, mi viene da dire, calma, calma, calma. Mi riferisco al pandemonio che si è creato a livello social nelle ultime ore, tardo pomeriggio di ieri, la designazione dell'arbitro Maresca. Appena è stato designato l'arbitro Maresca, è iniziata a livello social, non a livello di squadre, di società o di quant'altro, a livello social è iniziata la caccia agli episodi. Ah, Maresca quello che, ah, Maresca quello, ah, Maresca quello che. E questi sono i classici casi in cui appena uno fiata, e ma allora? E ma allora è caciara, cioè, ah, dici questo, ah, allora c'è, beh, il calcio è destinato a proporre, a sfornare episodi per tutti, di tutti i gusti, di tutti i colori, di tutte le partite, di tutte le situazioni. Devo dire in maniera molto asettica, come nello stile di milanews.it, erano stati i colleghi di Milan News a ricordare per primi che Maresca era l'arbitro di Atalanta-Milan di questa stagione, seconda giornata di campionato, agosto 2022. Quando c'era stata quella tacchettata pazzesca di Atemura Leao, a rischio veramente serio infortunio, in cui non era scattato il rosso, rosso diretto, sacrosanto. E, anche se devo dire ai colleghi di Milan News che su quell'episodio a me sembra più responsabile il VAR. Il VAR era Valeri, ma Valeri ha candidamente parlato del suo stato d'animo nel corso di quell'episodio, non ha visto grandi proteste, ha visto l'arbitro deciso e ha lasciato andare. Quello era un rosso clamoroso, un rosso, senza fare le crociate, senza fare le guerre sante. Era rosso e il Milan avrebbe giocato praticamente tutto il secondo tempo in 11 contro 10 con l'Atalanta. Poi voi mi dite, ma come sei uscito col Torino in 11 contro 10, stai zitto? Sì, io tenderei a dire che sono due situazioni un po' diverse, però voglio dire, lì il problema era più un problema di VAR che di arbitro Maresca. Però è scattato, e ma allora? E ma allora c'era stato un Inter Parma, che ricordo bene, il 31 ottobre 2020 era il sabato, lo ricordo bene per motivi miei personali, il sabato prima di Udinese-Milan, il giorno dopo, il 1° novembre, noi giocammo Udine, vincemmo 2-1, vi ricordate con quella rovesciata nel finale di Ibrahimovic. E in quell'Inter Parma della sera prima c'era un rigore su Perisic. In quel caso però l'arbitro era Piccinini che si era assunto particolari responsabilità, Maresca era al VAR. E da lì quindi Milan News aveva fatto il suo commento asettico e non è scesa poi e non è sceso poi nella bagarre. Però c'è stato qualcuno che invece ha deciso di fare il predicatore, di dire: ah, guarda come sono sereni, insomma, quelli che ti puntano il dito alla gola quando meno te lo aspetti e cercano magari di aggredirti alle spalle. Ecco, francamente, se dovessimo andare ancora a caccia degli episodi di Maresca, c'era anche quell'espulsione di Ibra in Parma-Milan a proposito di Parma. Quando Ibra aveva detto una cosa a Maresca, Maresca l'ha espulso. Maresca ha le sue caratteristiche. Maresca è un arbitro come tutti gli altri. È un arbitro comunque quotato. Mi sembra che a volte si dice dei buoni giornalisti, no? Dei buoni giornalisti, se li criticano tutti, vuol dire che sono giornalisti davvero super partes. Maresca non sempre raccoglie consensi, più per il suo carattere, però, perché per le sue. Che per le sue doti arbitrali ha un certo mood, ha un certo tono, e insomma, evidentemente un po' tutti lo patiscono un po', però voglio dire,
se l'Inter ha da dire, se i social interisti hanno da dire le loro cose, se i social milanisti hanno da dire le loro cose, ragazzi, si gioca la partita, voglio dire, e vada come vada, senza. Noi abbiamo la fortuna quest'anno di essere al di fuori dai drammoni arbitrali. Hanno cercato di tirarci dentro in qualche partita, ma hanno cercato di tirarci dentro, insomma, al solito, i quotidiani del Centro-Sud, Roma, le rubriche arbitrali, ma non siamo stati al centro di, diciamo, casi nazional popolari legati agli arbitrali, per cui da questo punto di vista siamo sereni. Non siamo sereni perché becchiamo troppi gol, ma questo evidentemente è un problema, è un problema nostro. Ho sentito poi, intanto prima ho letto di Simone Inzaghi e poi ho sentito di Simone Inzaghi. Di Simone Inzaghi ho letto sul giornale che voleva lo stesso albergo di Riyadh di quando con la sua Lazio batté la Juventus nella finale di Supercoppa e si sarebbe infuriato, l'ha scritto il giornale, non ha detto su, ma il giornale, per il cambiamento di location. Ripeto, ognuno ha il suo carattere, ognuno ha le sue caratteristiche. Evidentemente un particolare scaramantico importante, l'allenatore dell'Inter ci tiene. Un altro aspetto è quello che Inzaghi ha sollevato in conferenza stampa. Quando si è parlato, gli hanno chiesto del derby d'andata di questo campionato e abbiamo scoperto che il Milan non meritava di vincere. Perché Inzaghi dice che il Milan è stato superiore nel primo tempo, ma nel secondo tempo avrebbe meritato l'Inter. Sono andato a controllare il tabellino di quel Milan-Inter dei primi di settembre del 2022 e ho visto che il Milan nel secondo tempo ha segnato due gol, cioè nel secondo tempo il risultato è passato da 1-1 a 3-1 per il Milan e poi 3-2 per l'Inter. Allora mi sono chiesto, no? Ma com'è possibile che se io in un secondo tempo segno due gol l'avversario è superiore? Ma naturalmente ci sarà una risposta a questo, eh? Sicuramente va oltre le mie capacità intellettuali, di sensibilità, di lettura, di interpretazione mnemoniche, per cui una spiegazione ci sarà senz'altro. È chiaro che insomma, gli allenatori cercano sempre, evidentemente, tutti, non solo Simone Inzaghi, di tirare acqua al proprio mulino. Ecco, a voler proprio spaccare il cappello in quattro c'è anche quella cosa che dice nella conferenza stampa della vigilia di questa finale di Supercoppa, vabbè, in Coppa Italia abbiamo vinto noi nettamente, per carità, quando uno vince 3-0 certo che ha vinto nettamente, non mi permetto di discutere, però sul 2-0 c'era un gol di Bennacer che secondo me era regolare, poteva essere convalidato, ma evidentemente degli episodi arbitrali si parla solo di Giroud Sanchez e quando si perde, non si, ce li si dimentica quando si vince. Però, ripeto, ragazzi, è un modo per creare clima e ambiente prima della finale di Supercoppa. Che deve essere una finale, questo ci tengo a dirlo per tutti, una finale a vincere, non a perdere. Non è vero che la Supercoppa è una trappola solo per chi la perde, la Supercoppa è un bel trofeo che Milan e Inter vanno a giocarsi, gli uni da campioni d'Italia, gli altri da vincitori della Coppa Italia, una Coppa Italia vinta proprio eliminando noi in semifinale, e quindi è un bel evento, e quindi è un gran bel evento, e quindi è un patrimonio del calcio milanese, un trofeo da vincere, non da usare per processare chi perde. Torno su questo tema perché era stato toccato ieri, vi ricordate, e ne avevamo parlato. Fra poco ci rivediamo, fra poco ci rivediamo, fra poco ci rivediamo.